Bene, non so, spero sia partito il video. Volevo iniziare questo videoblog, se mai avrà un seguito, se mai avrà un seguito, non so, come a vita breve, secondo me. Leggendo un articolo della Costituzione, a 18 anni mi ha consegnato la Costituzione perché era il 60° della Costituzione, e accompagnata alla Costituzione c'era questa lettera che dice: il Comune di Modena ha deciso di consegnarti una copia della Costituzione, è un simbolico passaggio di testimone perché la generazione alla quale tu appartieni si senta impegnata a far proprie le idee di fondo della Carta Costituzionale ed il messaggio di legalità e convivenza che essa contiene. E continua. Accompagno questa consegna con le parole che Giuseppe Dossetti, ormai 15 anni fa, rivolse agli studenti di Napoli. Non abbiate prevenzioni rispetto alla Costituzione del 48 solo perché opera di una generazione ormai trascorsa. Non lasciatevi influenzare da seduttori fin troppo palesemente interessati non a cambiare la Costituzione ma a rifiutare ogni regola. Cercate quindi di conoscerla, di comprendere in profondità i suoi principi fondanti e quindi di farvela amica e compagna di strada. L'articolo nel dettaglio è il numero 36. Se non mi cade la Costituzione, vorrei, ecco, parla di diritti etico-sociali. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. No, ci tenevo a sottolineare il lato. In ogni caso, una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Punto.